Buongiorno. Roma Termini. Ottimo, appena arrivato a Termini vado a cercare il binario per Verona. Dai, un abbraccio a tre. Dai, buona giornata. Binario 5, adesso però devo levare il video perché devo giustamente far vedere il biglietto, sennò come passo? Ci siamo. La carrozza 5, se non sbaglio, dovrebbe essere a metà del treno. Porta Nuova. Gente che corre così. Oddio. Salve. Ok, neanche un minuto a Verona, già il primo assalto. Ci sta. E loro proprio hanno deciso di... Viva Verona! Ma voi lo conoscete il centro commerciale dove vado oggi? Sì, è strafico. È bello, è grande. Mi piace tipo dentro. Da 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 da. E lei intanto dice, ma chi è questo? No, guarda anche i tuoi video. Ah, ok, grazie mille. Lei, se ve lo state chiedendo, sì, ormai fa parte del vlog. E lei invece è un'altra intrusa. Lei corre. Dammi un bacino. Ok, dai, vieni anche tu un bacino. Come state? Benissimo. Mi stanno impedendo di raggiungere l'hotel. Mi sta aiutando a trovare la via giusta Dora l'esploratrice. È questo qua, solo che quando uscirà questo video io avrò già finito tipo metà firmacopie, quindi non vi interessa più sapere in che hotel alloggiavo. Oh, eccoci qua finalmente in camera, veramente molto molto carina. Momento bagno. Oh, oddio che figata. E ora attendiamo che ci vengono a prendere. Robby, saluta. Ciao. Questo qua è tuo? Non so se riuscirai a prenderlo da qualche parte, non credo, perché cioè veramente è immenso. Un abbraccione. E si va. Ciao. Siamo pronti, siamo pronti. Guarda, guarda, guarda qua. Ma chi è questo tipo? Non lo so. Si sentono degli urli. Ciao, ciao. Com'è la situation? E Madonna! A posto! È così dappertutto? Ma devastato, distrutto, però contentissimo, raga. Che roba, mamma mia, siete fenomenali. Grande, 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 grande. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ed eccoci qua, finalmente anche al 3 maggio, oggi centro commerciale Roma Est. Terzo firmacopie del tour, lo volevo veramente. Sto aspettando Samuele che mi viene a prendere. C'è una tempesta di sabbia, ci vediamo dopo. Credi sempre che sia una foto. Eccoci qua, arrivati al centro commerciale. Siamo già passati davanti al palco e sembrerebbe ci sia un bel po' di gente. E meno male, perché a Roma ci tenevo davvero tantissimo. E naturalmente, essendo la mia città, è una soddisfazione immensa. Adesso saliamo in ufficio. E poi niente, ci vediamo dopo quando dobbiamo riuscire. Un bacio. Grazie di cuore a tutti. Samuele che mangia? Dai. Anche lei. Siete bellissime. Finito l'evento, sono stremato. Buongiorno, sono arrivato in aeroporto e adesso sto facendo il controllo. Appena finito di mangiare, ovviamente paga lui, cioè sì, era, ovvio. Era scontato, figa. Diretti al centro commerciale, sembriamo due mosche con questi occhiali. Salve gente, come va la vita? Tutto bene? Mi fa piacere. Oggi, a parte che è una giornata caldissima, è fantastica, stupenda, c'è un sole che spacca le pietre. Stranamente questa notte ho dormito, non me lo sarei mai immaginato. Questa dovrebbe essere Venezia, dovrebbe.
Si è conclusa anche questa tappa a Venezia. Formidabili come sempre. Grazie, grazie, grazie. Mua, mua. Vi amo. E anche Bari raggiunta. Raga, non potete immaginare, sono stanco, morto. Oh mio Dio, senti Francesca, ci facciamo una foto? Bene, atterraggio a Bari. C'è anche Virgi. Ciao Virgi. No, non riprendo. Oh, ancora. Ciao. Cameretta. Il letto. Che bello. Oh, finalmente in camera. Buondì. Oggi è sabato 7 maggio. Sono le 8 di mattina. Non ho capito bene quanto dista Bari da Foggia. Di nuovo l'ascensore a specchio. Perché noi vi osserviamo. Grazie Foggia. Le dovete dire tutti al lato. Ehi, tutti al lato. No. Buongiorno raga, oggi è domenica 8 maggio. Mi trovo fuori l'aeroporto. Sì, l'aeroporto, bella. Stai ancora a dormire Anthony? Fuori l'hotel di Bari e sto aspettando la navetta appunto che mi porta in aeroporto. Oggi ultima tappa della settimana, del fine settimana insomma, Palermo, libreria Mondadori. Stasera si ritorna a casa. Arrivati. Facciamo vlog su vlog. Bella, ok, quindi arrivati a Palermo con neanche... Alice, eccola qua, e Beppe. Beppe, lo dico subito, io voglio gli arancini oggi. Le arancine vuoi, non gli arancini. Ah, le arancine, sì. Finalmente è il mio possesso. Beppe, oh, deve essere buono però, eh. Se no mi arrabbio. E adesso stiamo prendendo il caffè. Babbo, gioiozza. Le pagate, ragazzi, sta posto. Giretti in centro. Ellie, che ne pensi che sta per ricominciare a piovere? Sono molto infastidita da questa cosa. Ti turba parecchio. Sì, perché vorrei un po' di caldo. Io sono già organizzato. Ormai è diventato un simbolo questa, sì, mantellina. Si chiamavano Titti. Oh. Che è fantastica. Allora, infatti, I am pizza for Anthony. E poi c'è scritto qua: marry me, che significa sposami, sposami. Ci sta. E poi ho due braccialetti con scritto: uno Anthony e uno Puffe. Uno Anthony, al contrario, uno Puffe. Aspetta, ho paura di farti. No, no, vai, vai, vai tranquillo. E questo qua devo inserire io. Allora, noi stavamo tranquilli a mangiare uno yogurt quando poi è successo questo. Cioè, era un paese di vecchi. Esatto. E noi abbiamo un po' risvegliato le cose. Anthony! Che bello! Allora, buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 11, sì, mercoledì 11 maggio, sono diretto a Milano, ho perso il treno, per fortuna che sono riuscito a fare il cambio all'ultimo. Oggi è venerdì 13 maggio, c'è il firmacopio qui a Torino e la camera è praticamente un disagio totale. Siamo arrivati alla Mondadori di Torino, qui c'è Alessia, la carissima Alessia. E niente, siamo pronti per fare il bordello più assoluto, giusto? Sì.
Questa povera ragazza non ha il libro perché... Raga, sono tornato di nuovo a Milano, mi trovo in camera per l'ennesima volta, sto a pezzi, grazie veramente di cuore per tutto l'affetto di oggi a Torino, siete stati fantastici, grandissimi. Domani è una giornata parecchio importante perché c'è il firmacopie in Duomo a Milano. Ah, finalmente, non vedevo l'ora. Ma raga, sinceramente mi sto cagando in mano per domani, non vedo l'ora davvero. Grande Milano. Qua siamo proprio sofisticati, cioè nel senso, guardate che posto. E siamo soli per la prima volta. Esatto, questo è un pranzo romantico. Ciao. Guardate che bello, è magnifico, è stupendo. Grazie, sì, grazie veramente di cuore. Vedete che questa cosa sta andando di moda. Fatela per... Aspetta. Allora, okay, cioè vedete, sta andando di moda adesso questo. La nuova moda. Loro sono geniali. Mwah, tu siete belle. Ecco, vedete? Vedete? Dovete riprendere nota. Ecco. Madonna. E niente, adesso sono sperduto da solo tra le vie di Milano. No, non è vero, sono andato a cenare e da solo, chiaramente. Solo, soletto. Oggi... Oddio, cos'è questa luce? Oggi in Duomo siete stati... davvero unici, ho provato delle sensazioni assurde, pazzesco, ancora non riesco bene a mettere a fuoco la situazione. Oggi firmacopie a Genova. Sono arrivato finalmente a Roma. Lei ormai ha deciso proprio casa sua. Farò un video a dovere uno di questi giorni dove spiego alle mamme di tutte voi cosa facciamo noi youtuber, così almeno non ce lo chiedono più, quindi faccio un favore a tutta YouTube Italia. Ho fatto un'ora e mezza di ritardo circa, poi c'è anche lei. Ti stavo aspettando alle 9. Vedete che Snapchat è proprio il social delle stalker. 10:20 c'ho il treno di partenza, adesso sto un po' con loro e poi vado. Vai, comandiamo! Arrivati a Genova e ci troviamo in un parcheggio. Cioè, a dire il vero, fuori il parcheggio, cioè qui. E c'è Alice laggiù. Stiamo aspettando Dario che mi è andato a prendere la focaccia buona di Genova, perché devo pappare, non ho ancora mangiato. E voi già state urlando, vi sento da qui. Ma ciao! Di là intanto qualcuno sclera, lì dietro. Che dire ragazzi, è stata un'esperienza magnifica, ho incontrato tantissime persone nuove, fatto nuove amicizie, imparato tantissime cose e soprattutto la gioia che ho provato nell'abbracciare ognuno di voi è indescrivibile. Lo rifarei 1000 volte, che dico 1000 volte? 10.000 volte! Sono state giornate indimenticabili, quelle giornate che ti cambiano, ti insegnano, ti fanno essere ciò che vuoi essere realmente. Ed è stato anche parecchio stancante, senza dubbio, lo ammetto, perché alla fine passare da una città all'altra non è stato per niente facile. Non riuscivo a capire più dov'ero, però in fin dei conti è quello che volevo veramente. Grazie di cuore a tutti. Un bacino.